Ciao a tutti e benvenuti. Si parla sempre della costruzione delle reti in fibra ottica, pensando sempre alla parte fisica, alla distribuzione. Io stesso, in quanto ex tecnico e docente di fibra ottica, parlo fondamentalmente sempre di fili, sempre di cavi. Ma c'è un aspetto che non viene quasi mai preso in considerazione ed è fondamentale. Gli apparati che stanno all'interno delle centrali degli operatori e che prendono il traffico, quindi i dati, e permettono lo scambio delle informazioni tra il territorio di loro competenza, quindi tutte le utenze all'interno di questo territorio, con il mondo esterno. Questi apparati si chiamano DSLAM. Questo è il primo di una miniserie di 6 video proprio riguardo questo tipo di apparati. Sono video un po' datati, realizzati nel 2017 all'interno di un progetto di formazione. Riconoscerete anche la mia vecchia divisa di lavoro, che in realtà non è che abbia indossato poi così tanto spesso. Per la realizzazione di questo video mi sono avvalso della collaborazione di alcuni miei ex colleghi che voglio ringraziare e salutare, in particolar modo Claudio, il tecnico esperto, insieme ad Alessandro, Davide che si è prestato come attore e Giampiero che ha realizzato alcune delle componenti grafiche di questi video. Questi video, anche se di livello introduttivo, sono comunque abbastanza tecnici per addetti ai lavori, quindi è molto probabile che tante sigle un utente medio potrebbe non conoscerle, ma non preoccupatevi, per qualunque informazione, qualunque chiarimento sono a disposizione. Spero comunque che questa piccola serie di video sia di vostro gradimento. Buona visione! I DSLAM sono apparati generalmente collocati in sala trasmissione nelle centrali TIM. Hanno la funzione di raccogliere i servizi lato utente, moltiplandoli verso un unico canale di comunicazione di gerarchia superiore nella rete. I servizi che utilizziamo principalmente appartengono alla famiglia XDSL, ovvero ADSL, VDSL e SHDSL. I nuovi DSLAM IP ci permettono anche di collegare stazioni radio base o clienti in tecnologia EFM. Il MUX può anche interfacciarsi direttamente ad altri MUX detti figli. Il DSLAM principale, che ha la connessione diretta verso la rete superiore, è definito padre. Fisicamente le interfacce lato utente possono essere doppini rame, fibre ottiche o cavi Ethernet. La rete alta è collegata ai nuovi DSLAM con fibre ottiche, mentre il cavo coassiale è utilizzato solo nei vecchi apparati. I DSLAM più datati si interfacciano verso la vecchia rete ATM. Oggi invece si utilizza la più performante rete IP, composta da feeder, remote feeder e metro. I MUX IP sono quelli che prenderemo in considerazione. I tre principali costruttori sono Nokia, Alcatel-Lucent, Huawei e Siemens. L'identificazione degli apparati DSLAM IP avviene con l'acronimo della località, seguito da un numero progressivo dal 100. Ad esempio, Erba ITAB 100. L'installazione di questi apparati è a cura impresa. Il collaudo avviene secondo le normative vigenti reperibili presso il portale aziendale ed è specifico per ogni modello di costruttore. L'esercizio, la manutenzione e la configurazione possono essere svolti da remoto o in locale. La gestione degli allarmi è affidata ad un centro di supervisione. Nei successivi video tutorial verranno illustrati in dettaglio i principali modelli.